Il film Procida nasce da un atelier nell'isola di Procida. Abbiamo selezionato 12 ragazzi che per 6 settimane sono stati lì, hanno seguito, abbiamo prima fatto degli esercizi, hanno seguito tutto il percorso e poi hanno girato nell'isola i contenuti e le sequenze che sono finite all'interno del film. La didattica funzionava così: loro andavano in giro per l'isola a girare, a incontrare le storie, a seguire quello che era il loro desiderio di filmare. Li abbiamo soprattutto incentivati a fare questo, a seguire il loro desiderio nella ricerca delle storie, dei personaggi da filmare, e poi tornavano con il girato e le guardavamo tutti insieme. E questo faceva sì che ci ponessimo delle questioni sia linguistiche ma anche etiche nella visione del materiale, perché quando si filma l'altro da sé, soprattutto quando si tratta di persone reali, luoghi reali, sono questioni che bisogna porsi, fondamentali nel documentario. Così, diciamo, è venuto fuori questo film. Anche noi in realtà non ce lo immaginavamo che sarebbe venuto così, nel senso che nel giro di poco tempo, se pensiamo che l'anno scorso a luglio eravamo sull'isola e il film ad agosto è andato, insomma, a Locarno, è stato, diciamo, in un anno siamo riusciti in qualche modo a far sì che il film partisse come dire, cominciasse da zero e insomma arrivasse in breve tempo ad un film finito, contando che i ragazzi avevano dai 16 ai 26 anni, non avevano mai usato, molti non avevano mai usato le telecamere, quindi si sono ritrovati sull'isola anche a dover capire sia le questioni tecniche che le questioni, diciamo, etiche, quindi come ci si pone davanti a una persona, a un luogo, cosa mi interessa davvero, qual è il mio desiderio. Noi siamo stati a fianco dei ragazzi e in qualche modo ci siamo interrogati insieme a loro su qual era lo sguardo e su qual era la posizione che si poteva assumere quando appunto vai a filmare dei luoghi, delle persone, delle storie, e li abbiamo però lasciati liberi e al contempo ritornavano sempre comunque da noi per dei confronti che sono stati arricchenti sia per noi che eravamo dall'altra parte che per loro. Quindi questa, non solo ci siamo interrogati, ma soprattutto abbiamo provato a capire insieme a loro qual era la forma di questo film e come si poteva raccontare l'isola. E poi ci siamo ritrovate a casa, diciamo, con questo materiale una volta finito tutto il percorso, e questo materiale era diverso, ma aveva qualcosa che in qualche modo era comune, aveva un sentire comune, forse perché sull'isola, insieme a loro, ci eravamo posti le stesse domande, no? E quindi anche se le storie erano diverse, i linguaggi erano diversi, gli stili erano diversi, in fondo siamo riusciti a creare come dire, un quadro unico che prova a raccontare l'isola dal punto di vista di questi giovani, in qualche modo. Il 2022 è stato l'anno di Procida Capitale della Cultura e quindi è stata un po' l'occasione per fare questo esperimento lì a Procida. A Napoli, diciamo, Leonardo Di Costanzo, Antonella Di Nocera, ma anche la Film Commission, io credo, abbia partecipato a un'esperienza simile, abbastanza più lunga, che noi abbiamo a nostra volta fatto ormai 10 anni fa, che è quella di Filmappo Ponticelli a Napoli, che era un atelier di cinema del reale, durante il quale appunto ci si ponevano, noi l'abbiamo fatto da allieve, come si potrebbe dire, insomma, ed è lì che poi ci siamo conosciute, e questa cosa è stata riproposta a Procida, appunto durante l'anno di Procida Capitale, anche se questa cosa poi è rientrata niente, un po' potremmo dire, all'interno di questo film, ma perché è un film che appunto sia il nostro sguardo che il sentire dei ragazzi era meno verso questa verso gli eventi istituzionali, insomma, che prendevano che c'erano sull'isola. L'intenzione era anche quella di raccontare l'isola per quel che è, non per quello che era, in un momento di visibilità. Di visibilità, esatto, e speciale. Però, insomma, quello è stato il contesto, è stata un po' la possibilità, ecco, di fare un progetto del genere, questa è la verità. Per noi è stato interessante che ci siamo ritrovate
un po' dall'altro lato rispetto a quello che eravamo 10 anni fa, sempre con Leonardo, che è stato un po' il maestro di tutte e tre, potremmo dire, ed è bello come la cosa più preziosa, credo, sia stato il confronto tra noi ragazzi e ragazze, tra di noi, e proprio la possibilità di discutere per tante settimane di cinema. Dell'immagine in movimento, del significato dell'immagine in movimento, appunto sì, problemi etici di posizione, ma anche questioni cinematografiche, che cos'è il racconto. E poi la cosa molto bella in questo approccio, diciamo, che è portato da Leonardo, che avevamo noi 10 anni fa e che abbiamo riproposto adesso, è la possibilità di avere subito degli spettatori per quello che tu filmi, perché loro andavano a girare, tornavano dove noi eravamo, insomma un proiettore collegato a un computer dal quale subito proiettavamo il materiale così crudo come veniva girato, e tu hai subito un pubblico, quindi se qualcosa fa ridere lo sai subito perché hai 15 persone in sala che ridono, se qualcosa è noioso. Se non funziona, lo vedi subito. Se in quelle immagini c'è qualcosa che per te è bello, ma in realtà non passa, lì lo capisci subito. E queste sono cose molto importanti nel cinema, cioè come il tuo sentire passa attraverso gli altri. E quindi lì questa cosa avveniva subito. Quindi ci siamo emozionati per determinate storie moltissimo. Si sente subito quando c'è un materiale forte, ad esempio, che hai davanti, e ti dà la possibilità di spunto di racconto. Ci siamo anche arrabbiate. Siamo anche arrabbiate, chiaramente certe cose. Poi ci sono degli scontri anche un po' di idee di cinema, no? Che è una cosa interessante anche quella, come si mettono insieme queste cose. Claudia la pensa in un modo, Caterina in un altro, lei in un altro, ma. Questo pensiero non è un pensiero divisivo, ma è un pensiero, sono pensieri che si nutrono a vicenda. E questo è molto, credo sia stato bello per loro, ma è stato molto bello e prezioso per noi. Alla fine era un rapporto alla pari, non c'era la Sì. No, cattedra, come possiamo dire. penso che l'esperienza, diciamo, la cosa più bella, secondo me, di tutto questo è stato proprio questo passare il testimone rispetto all'insegnare, no? A come si può insegnare, a come si sta insieme agli altri, a come dall'insegnamento uno riceve e dà e quindi come cresce. E quindi questa esperienza è stata proprio, come dire, costruttiva e utile per noi e anche per i ragazzi, secondo me, proprio perché ci siamo messi tutti in gioco. Abbiamo cercato tutti di capire qual era lo sguardo dell'altro senza però interferire nel suo sguardo e senza indirizzare il nostro pensiero o volerli, come dire, condizionare verso una storia piuttosto che un'altra. Li abbiamo lasciati liberi di capire, liberi di, ovviamente mettendo dei limiti, che erano i limiti appunto del. Se emoziona, se la storia è bella, se la storia piace, se in qualche modo comunica, appunto, Però cioè. in alcuni casi abbiamo anche lasciato sbagliare, tra virgolette, se si può dire, cioè nel senso che tu vai avanti in una cosa La porti fino in fondo, fino a un e certo poi punto. sì, e poi dopo si vede da sé, no? Quando Sì. non c'è, Non perché c'è tu, sì, racconto. perché tu puoi trovare una bellissima situazione, una bellissima immagine, può rimanere solo un'immagine se non ha una forza interna Di narrazione. di narrazione, che può essere una narrazione di diverso tipo. Infatti il film poi, che ha questi materiali eterogenei che Claudia e Lea hanno montato, hanno effettivamente dei diversi approcci che sono le autorialità singole di queste 12 persone, che però sono interessanti da vedere insieme, che hanno una base, si sente che c'è forse una base comune di approccio. Però ognuno si è espresso in una maniera diversa, anche se poi il film è un film unitario, non c'è una divisione in capitoli, e questa cosa funziona anche molto bene, ma perché poi il loro modo di girare si è adattato alle storie. Cioè, questo anche è stata una cosa bella che hanno che si è capita insieme, no? E poi, se posso dire, come spesso accade nel documentario,
ci sono delle sorprese, no? Di cui uno non si immagina, perché quando stai, secondo me, in ascolto del luogo e delle persone, qualcosa di meraviglioso spesso, quasi sempre, arriva, e credo che noi abbiamo avuto un regalo, perché abbiamo ricevuto un meraviglioso materiale d'archivio che in qualche modo ha, come dire, ha aiutato tanto il film e ha costruito ancora di più questa riflessione e anche questo mettere insieme il presente e il passato dell'isola, che in qualche modo è stato tanto, insomma, è stato molto bello poter vedere quest'isola come era prima. Noi non ce la immaginavamo, quindi vedere quei materiali è stato molto emozionante, e provare a metterli nel film è stato, secondo me, una chiave, come dire, molto, molto utile nel risultato finale. Al montaggio abbiamo un po' ragionato all'inizio per tematiche, quindi abbiamo raggruppato le storie che raccontavano la fanciullezza, quelle che raccontavano il rapporto del mare col mare, perché a Procida ci sono un sacco di persone che hanno fatto i naviganti, che ora sono in pensione, quindi c'è questo profondo rapporto col mare, anche ambivalente, no? Perché il mare ha dato tanta ricchezza alle persone di là, ma può essere anche molto cattivo e crudele, quindi abbiamo ragionato così, raggruppando un po' per tematiche, e poi siamo stati in ascolto del materiale come lo siamo stati durante l'atelier. E in qualche modo tutte quelle questioni che ci eravamo posti, perché durante l'atelier abbiamo fatto questo tutto il tempo, porci delle questioni che fossero linguistiche, stilistiche, etiche, le abbiamo un po' riportate nel montaggio. E poi la storia dell'archivio è andata così: c'è un asse narrativo portante nel film, che è una storia d'amore di una signora inglese che si era innamorata prima di Procida e poi del suo futuro marito. E quindi man mano che si vede e la signora ci racconta questa storia d'amore, c'è questo dialogo col passato, l'archivio è suo, è un archivio familiare, è girato da suo padre. E principalmente poi da lei quando è diventata adulta in Super 8, giusto? Sì. E insomma, e il film ha potuto avere questo doppio livello narrativo e l'ha fatto ed è cresciuto molto. Non ti ammali, non ti ammali.